Ma pensiamo anche la carta. E anche la fascia. La fascia. Rossa. Come che caldo. Voilà, metti il fascino. Nell'antica Roma la prodigio era una manifestazione bizzarra o eccezionale che veniva inviata dagli dei per ammonire gli uomini, che dovevano quindi porre rimedio per ristabilire la pax deorum. Il prodigio poteva essere un terremoto, una pestilenza, una carestia, un fulmine, un'eruzione, e si presentava con forme inconsuete come pioggia di terra, pietre, apparizioni di animali, e quindi appurato il prodigio si seguivano una serie di procedure atte a comprenderne innanzitutto il significato e di quale divinità fosse inviato, per poi decretare cosa occorresse fare per stabilire la concordia con gli dèi. Bene. Meris et farris davis, eius rei ergo matte attistace, dape producenda estote. Allo studio della storia della gastronomia e della cucina, no? Faccio cucina storica e ricostruisco le cucine antiche, le ricostruisco filologicamente, traducendomi personalmente o leggendo i testi antichi, e non mi concedo, faccio un po' come il restauro, dove non c'è le parti mancanti, metto il tratteggio e non invento, non mi concedo, quindi quello che voi mangerete stasera è quello che si mangiava in epoca romana. Un po' in epoca repubblicana, un piatto, il primo piatto che voi mangerete,
e che diciamo tra virgolette è un antipasto, anche perché non era così differenziato il cibo, ma per comodità cominciamo a diciamo in una sequenza diciamo tra virgolette moderna, è l'unica cosa che ci concediamo. Per cui cominceremo con questo antipasto, sarò un po' stringato perché poi devo andare di sotto, quindi devo un pochettino, però avremo modo di chiarire. Quello che voi mangerete come antipasto è quello che i romani mangiavano in pranzo, a mezzogiorno. Cioè loro facevano uno spuntino veloce, in genere dicevano in cui non ci si doveva sporcare le dita. In questo caso un po' ve le sporcherete se mangiate con le mani come facevano loro. Ma era diciamo così, è un primo assaggio. E assaggerete il pane, un pane che era un pane rituale, uno dei pani più sacri, era il pane sacro a Cerere, perché dentro era profumato con dei grani particolari che dopo vi misterò. Vi serviremo il vino, che adesso vi verrà servito, ed è un vino particolare, è un vino alle rose. I romani, come si diceva fin dal tempo di Omero, il vino doveva sempre essere dolce come miele, non stucchevole, abboccato. E quindi voi lo sentirete gradevole e riuscirete a senz'altro a vedere patate, perché non dobbiamo altro. Perché se è filologicamente preciso, per voi è chiaro, senz'altro. E quindi bisogna di, ma penso che chi l'ha già assaggiato penso che arriverete fino alla fine del vino, perché è veramente un po' parecchio il vino che beveva Modest, che beveva Calino, ed era una bevanda particolare. Adesso vi serviamo le cose e io scappo di sotto, perché io sono fuoco itinerante come era mia bisnonna, no? Iscritto con catering alla Camera di Commercio, perché mi hanno detto che cioè che in italiano si dice catering. In questo caso però, per capirci meglio, sono cuoco itinerante, in questo caso proprio trasmigrante, perché devo un pochettino bilanciarmi e oltretutto, essendo anche cuoco, devo anche, pur avendo qui dei collaboratori veramente di pregio, però come non mi capita spesso, però un pochettino devo vigilare. Questo è il pane sacro di cui qui fanno? Non usuale, c'è una modalità di farne che è un po' particolare, per cui vediamo. Grazie. This man is very expert in food ancient. The wine is the same wine drinked Caligula. Oh, really? Caligula Archimede, the same. Is just a little sweet. Sweet, just a little sweet. Is called wine rose, with rose. Oh, she likes that. I like that, yeah. I make a video of this night and put in YouTube. You make it after your name. Yes, yes. Okay, we'll do, yes. Okay. Ma voi siete dei bambini romani antichi, proprio originali? Siamo antichi dai romani antichi. Chi è il centurione? E tu? Di? Ah, e tu? Tu di? Di Paolo. Chi è figlio di uno che suona i tamburi? Nessuno? No, io sono. Io sono giovane. Il centurione di tuo papà? Tu ci vieni con la barba? Io quello là! È tuo papà? È bellissimo! Ho visto! Il mio è quello là! Quale? Quello là! Quello lì? Quello là che sta parlando! Il tuo papà! Va bene, allora, buona cena! Questo è il vino che beveva Archimede e Caligola. Questo è il vino alle rose. Come ti chiami? Bianca. Bianca.
carne uno nuovo che nasconda quelli originali. Qui voi non sentite i profumi dell'erba, ma sentite un'amalgama che fa sì che i profumi si leghino. Questo grande criterio che avevano i grandi gastronomi latini è proprio quello che regola, diciamo, il fatto dell'armonia. Come avrete sentito anche nel vino, il fatto della rosa non è sgraziato, ma si lega effettivamente e dà questo profumo, questo sapore, diciamo, armonioso e delicato. Adesso bisogna che scappi. Profumo di rosa. Cazzo, che buono. Buono. Adesso capisco perché il vino è importante per il romano. Cosa sono? È l'antipasto che vi ha spiegato il primato storico. L'antipasto che vi ha spiegato il primato storico insieme al pane di cenere. Ah, grazie. Cos'è questo? E l'impasto che cos'è questo qui? Sono olive. Sono olive. No, olive e condimento. Ah, olive e condimento. Del centurione, sì, mi interessa. È fatto di vite, lui è flessibile, e qui tu puoi picchiare i tuoi legionari senza rischiare di spaccargli le ossa, ma gli fai male. È fatto con un legno di vite. Vite, infatti si chiama il vitis, è il simbolo, sì, del potere, sì, del centurione. Il centurione è sempre un vitis. Sto scrivendo una sceneggiatura dove c'è un centurione che col vitis dà delle botte a uno. C'è un centurione famoso che veniva chiamato datemene un altro per il fatto che ne rompeva tanti sulla schiena dei suoi legionari. Nonostante che fosse flessibile. Datemene un altro. Interessante. Il vitis. Sì, bravo, bravo. Tu lavori all'accademia. Allora, tutti la minestra, la virgolette, questa è una delle sorprese. Certo che tu dici, sono difficili a morire, in tutti, anche molti signori. Marco Polo portò la pasta dalla Cina. Quindi i romani o se la facevano venire dalla Cina o ce l'avevano. È molto più probabile che ce l'avessero. E difatti avevano la pasta. Cioè loro in alcune preparazioni mettevano dentro la pasta, che non era tagliata in diversi modi, ma la sbriciolavano. Quindi veniva messa dentro, diceva, per addensare diciamo, un piatto, perché loro avevano la concezione di minestra, anche perché minestra deriva da somministrare, quindi è successivo a questo aspetto. Ed era, in questo caso, chi di voi ha orecchiato, o chi anche conosce, perché c'è anche persone che le conoscono per bene in questo caso, il problema del garum, quella salsa particolare romana che era putrida, che era, la state mangiando. Poi avete un altro ingrediente, il laser. Il laser, che i romani, che i greci chiamavano Silphion e che nessuno si è preso la briga di andare a leggere i testi originali, che veniva importato dalla Libia, però siccome i romani desertificarono la Libia si era perduto. Virgola, adesso lo prendiamo dal paese dei Parti. Molti non hanno letto dopo la virgola, quindi hanno detto è perso. Alcuni, c'è una studiosa, svizzera che ha detto usate la salsa di soia che è circa uguale. Non l'ha mai sentita, non so che cosa. Questo, anche questa pianta la state mangiando, questa resina la state mangiando e viene dal paese dei Parti, cioè dalla parte dell'Iran e del Pakistan. E sarebbe, scusi?
Ecco, vi dico un'altra cosa, dentro, quando normalmente si dice il miele con il pesce, con le cose, quindi avete mangiato il garum, dentro c'è anche il miele e c'è tutta una serie di altre cose. Ma il problema è quello che dicevo prima, l'armonia dei sapori, non devono prevalere ma devono essere armonici. Quando sono così danno questa piacevolezza senza essere presentata. Devono, come dicevo prima, scomparire e creare un altro Vabbè, in genere la carne che c'è dentro è molto, è maiale, è pollo. Ce n'è fatto a polpettine e altro invece è sul viso. I romani in genere mangiavano fondamentalmente il pollo, la gallina numidica, non faraona, perché in realtà non viene dall'Egitto, ma viene dalla Numidia, quindi un po' spostato rispetto a Roma. Faraona è il termine grossolano successivo. E poi mangiavano i frutti di mare. In questo caso c'è il pollo e il maiale. Se non state zitti non vi arrivano le tagliatelle. Non state tanto a casa. Direi che... Bravissima. Che cos'è? Che cos'è? Adesso lo spiega il professore. Lei mangia tutto? Sì. Va bene. Allora 4. Per amore di conoscenza. Tanto è più o meno la stessa cosa. Thank you.
L'ho fatto via. Sto filmando. La sera di sal per i romani era il pepe, quindi è il pepe che dà questo profumo di carne, perché loro il peperoncino non lo conoscevano. Facevano il pepe e anche un po' lo zenzero. In questo caso oggi lo zenzero non c'è, non lo usavano molto. Ma è il pepe, quello che dà il piccante è il pepe. Loro mettevano l'erario, cioè il tesoro romano, quando i Galli fecero il sacco di Roma, che lo depredarono, trovarono tonnellate di pepe, di pepi, perché erano, di pepe, loro avevano dei pepi di diversi tipi, no? Ed era praticamente considerato un bene aureo, un bene in cui investire. Per cui le ricchezze del Senato, dello Stato romano erano fatte in pepe. Quello che voi state mangiando appunto è questo lombo di maiale, costino di porco, lo chiamavo nel Medioevo. Naturalmente non vi ricordo che dentro c'è il garum, c'è il laser, quella che prima vi dicevo la pianta estinta. Perché mi ha chiesto che era estinta, ha guardato su internet. No, lui l'ha guardato. Ormai si conta, è estinta. Questa è laser. Non ve la faccio assaggiare perché se lo hanno usato tutti i porti. Usare è brutto, non è giusto. Quindi dovete annusarlo lì anche perché scompare. E dentro ci sono, allora, gli stessi ingredienti più o meno che vi dicevo prima. C'è una menta particolare che viene dall'estero, perché la nostra sa di gomma da masticare. E soprattutto non è quella che normalmente viene venduta dai fiorai, che è la menta fiperita, che quella va bene per fare il dentifricio, i cocktail, le cose. L'altra è la menta verde, una menta diversa, che è una menta alimentare, è una menta diversa che è una menta alimentare, non ha questo mentolo esagerato, per cui si lega. E voi l'avete mangiata anche nella menta, l'avete mangiata legata ai piselli. In genere, molto spesso, adesso ogni tanto se vi ripeto le cose, avvisatemi perché facendo due parti con le volte... Chiedo scusa, avrei una domanda però chiedo una domanda. Chi è? Non ho capito che menta ha detto. Viridis, verde. Vi dico, in genere è inutile che vi dica un nome di fantasia o locale. Quando si incrociano queste cose bisogna dire il nome scientifico, allora si può localizzare, altrimenti se no è come la cicoria selvatica che ognuno la chiama in maniera diversa a seconda dei paesi, perché ad esempio il radicchio selvatico da noi si chiama stringapugna a Bologna, no? Che vuol dire stringi pugno perché si chiamano, a Parma le chiamano spread, è la stessa cosa, quindi dopo si trova una miriade di cose che non si identifica. E quindi bisogna riferirsi a questi termini. Anche in questo caso la commistione tra miele, pesce, tra l'altro una delle altre cose che mi ero dimenticato, nella minestra avete anche mangiato, pensate, la mela cotogna. Un preparato, un derivato che deriva dalla mela cotogna, ma non l'ho detto perché è quel sintesi di sapori che legano tutte i sapori necessari per fare questo conunio di cose. Lui parla romano ma è di Rimini. E gli ho detto, voglio diventare, che ora ci serve anche un po' fatale. Già lo so, poi si dice, con la terapia che sto facendo. L'antipasto era del secondo secolo, del secondo secolo avanti Cristo, il resto invece del primo secolo dopo Cristo. Questo non è un piatto romano, non ha neanche un nome romano. Era un piatto della Magna Grecia. Ah, ancora più vecchio. Un piatto di origine greca. Però praticamente tutto il periodo diciamo ed è rimasto quasi. La differenziazione qual è? Quella che veniva dolcificato col miele. Per inciso, non è un budino, perché i budini moderni, cioè i budini che usiamo noi, o perlomeno fino a un certo punto,
derivano da un altro, ha una diversa origine, che non vi dico, vi dirò se venite a un pranzo settecentesco, ottocentesco, per cui tenetevelo in serbo. Quello che voi vedete, quella polverina che vedete sopra, è un pepe nero, è un altro pepe, un pepe che ha un profumo di vaniglia ed era quello che si legava ai dolci. Certe volte ho visto che alcuni mettevano il pepe nero, quello che avete mangiato anche prima, che va bene per i salumi, va bene per le... ma non va bene per i dolci, soprattutto anche per i romani. Quindi usarlo sarebbe come usare una bestialità, un qualcosa che assolutamente non c'entra niente, perché ha un sapore che si lega ai sapori salati, non erano imbecilli. Quindi questo invece è un sapore totalmente diverso e quindi si lega effettivamente di più ai sapori diciamo dolci. Se avete domande prima, mi sembra molto così, no, a voi non faccio più male di me quando c'è uno di uno. Ehi, a me ce l'hai di Dio. Madonna, ormai sono diventato un disturbatore. Dai, che sono un certo modo. Ci vuole un patacca, è un disturbatore di forza. Per quasi più vicino alla vena che venia qui. Quanti anni sono che fa questo tipo di ricerca? Cioè, quindi è solo un bambino? È cresciuto dentro le strade. Ero l'unico che poteva entrare. Il peperone, cioè i figli